Buongiorno, siamo davanti al Palazzo delle Esposizioni a Roma, circa 200 manifestanti sono tornati in piazza per chiedere aiuto per i risparmi che hanno perso. Siamo proprio in compagnia di Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, al quale chiediamo subito che cosa si può fare praticamente per i risparmiatori. Innanzitutto buongiorno. Tutti questi cittadini sono dei cittadini truffati. Io vorrei che tutte le persone che stanno da casa possano pensare a quel che gli è capitato, cioè risparmi di una vita che svaniscono in un secondo. Persone che hanno problemi in casa, disabilità, persone che hanno messo da parte dei soldi per i propri figli, per farli studiare, che a un certo punto non hanno più questo denaro perché il governo Renzi ha fatto un decreto che sostanzialmente li ha cancellati, un decreto che viene chiamato salva banche ma in realtà è ammazza i risparmiatori. Ora, Banca d'Italia che sta lì è una banca che non è più pubblica, è una banca che appartiene, che è controllata di fatto dagli istituti privati che sono azionisti di Banca d'Italia. Per quello Banca d'Italia non vigila sugli scandali bancari. Ogni anno però Banca d'Italia elargisce al sistema appunto bancario privato una serie di dividendi ai propri soci. Questi dividendi il Movimento 5 Stelle propone che vadano ai risparmiatori, cioè a tutti quei cittadini truffati appunto dalle banche. Uno. Seconda cosa, Banca d'Italia deve essere riformata, la governance deve essere riformata, cioè il governo di Banca d'Italia. Banca d'Italia deve tornare ad essere una banca controllata dalla nazione e non dalle banche private. Altra cosa, i vertici della Consob, che è quell'istituto che dovrebbe regolamentare gli investimenti in borsa, comunque gli investimenti dei cittadini, devono andare via, si deve dimettere il presidente di Consob, uno tra l'altro messo da Berlusconi, perché non controllano più nulla. Altra cosa, proposta del Movimento 5 Stelle, vanno diversificate, differenziate le banche di investimenti, dalle, diciamo, le banche di affari dalle banche commerciali, così i cittadini che mettono i soldi in banca sanno che quella banca l'unica cosa che fa dà del credito a delle imprese, tra l'altro le imprese italiane hanno bisogno di credito e quindi i loro risparmi sono più alzati. Sono proposte concrete che si possono fare, non c'è volontà di farlo perché il sistema Renzi, di questo si tratta, questo Presidente del Consiglio delle Banche ha voluto comunque creare confusione perché il nostro sospetto è che molte persone che hanno ricevuto dei soldi da Banca di Etruria, banca comunque diciamo riconducibile alla famiglia Boschi, molte di queste persone siano collegate con questo giglio magico che ha finanziato l'ascesa politica del Presidente del Consiglio, che è diventato appunto prima segretario del Partito Democratico e poi Presidente del Consiglio non dei ministri ma delle banche. Parlando delle parti in causa, ha parlato di Banca Italia, ha parlato di Consob, come valuta la nomina dell'ANAC per gestire gli arbitrati? Io rispetto Cantone dovrebbe già occuparsi di corruzione, ovvero di un dramma dell'Italia che coinvolge moltissimi partiti politici, non dimenticherò mai che il Partito Democratico a Roma è stato infiltrato da Mafia Capitale. Ecco, credo che la nomina di Cantone sia un modo classico di Renzi per provare a nascondere le proprie schifezze sotto un tappeto, in questo caso certamente Cantone lo rispetto. Cantone dovrebbe rifiutare e dire io mi occupo di corruzione. Utilizzano Cantone, lo sfruttano per provare a ripulirsi, a rifarsi un po' la faccia, perché certamente è un magistrato eccellente, ma il problema è che sono le porcate del Partito Democratico. Ogni volta che c'è un problema il PD tira fuori dal cilindro Cantone. Io come battuta, ma non so quanto sia battuta, dico che quando riesploderà il caso De Luca in Campania, forse Renzi proporrà Cantone come governatore della Campania al posto di De Luca. In conclusione, come valuta quello che sta uscendo sull'indagine su Banca Etruria, su un CDA forse non proprio solidissimo? Allora, io mi auguro e faccio, per quel che posso fare da cittadino, un appello ai magistrati, a tanti magistrati bravi. Qua occorre dare un taglio e scoprire e indagare fino all'ultimo angolo dove si nascondono i truffatori, si nascondono le truffe. Questi truffatori finanziari sono più capaci dei boss di Mafia Capitale, anzi fanno sembrare i boss di Mafia Capitale dei rubagalline. Questi sono in grado di nascondere le truffe, le ruberie, non in cavilli, in righine, in parole, negli angoli dei bilanci. Ecco, i magistrati devono fare un lavoro importante perché chi ha sbagliato deve pagare e tutti questi cittadini che sono stati truffati, immaginate che possa significare passare un Natale senza i risparmi di una vita, che sono volatilizzati, tutti questi cittadini, anche gli azionisti non sono degli speculatori, devono recuperare l'intero mal tolto, perché si tratta di una truffa, di una ruberia da parte del sistema bancario in combriccola con il governo e con lo Stato italiano. Ringraziamo Alessandro Di Battista per essere stato